Buongiorno a tutti e permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questo evento che veramente ci ha dato molte molte informazioni, soprattutto per quanto riguarda le cellule staminali. Andiamo subito velocemente parlandovi appunto di quelli che sono gli aspetti legati alle conseguenze dovute alla malattia della sclerosi multipla. Il primo concetto di cui voglio parlare è appunto la resilienza. Voi dovete considerare che all'interno di noi abbiamo tante abilità, tante capacità che sono conservate come se fossero nel cassetto. Mi inventa adesso un'immagine che spesso proponeva Salvatore Dalì nei suoi quadri, era quella di un'immagine di una donna che presentava diversi cassetti. Ecco, queste abilità sono delle abilità conservate dentro di noi come se ci fosse appunto dei cassetti e sono delle abilità e delle capacità che possono essere anche potenziate. Una di queste appunto è la resilienza, è la capacità di resistere allo stress, di superare gli ostacoli e di rimanere motivati nel perseguire i propri obiettivi. Il termine è stato preso appunto in prestito dalla fisica e consiste nella capacità di un metallo di resistere alle forze che gli vengono applicate. In psicologia sta ad indicare invece la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi avversi e traumatici e di poter riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi a tutte le difficoltà e gli stress che la vita purtroppo ci mette davanti. E quindi è questa capacità di poterci ricostruire, restando sensibili a quelle che comunque sono le proposte positive, le cose positive che la vita ci offre, però non sempre, mantenendo la nostra umanità, quindi restando delle persone umane, e quindi con tutto il nostro pathos, il nostro dolore, la nostra esperienza che ci portiamo dietro. Le persone resilienti, quindi, sono quelle persone che, nonostante sono immerse in quelle circostanze avverse che la vita purtroppo ci mette davanti, nonostante tutto e talvolta anche contro ogni previsione, riescono a fronteggiare efficacemente la contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e persino a raggiungere delle mete importanti, cioè le persone residenti si propongono degli obiettivi pratici, li mettono in atto e fanno di tutto per poterli raggiungere. Un altro passo importante, implicito nel concetto di resilienza, è il fatto di poter riconoscere agli eventi stressanti anche una funzione positiva. Cioè si attribuisce a questo evento stressante, un'opportunità di crescita, di rafforzamento delle proprie capacità personali. E a riguardo Antonovsky, quando parla di resilienza, considera tre elementi essenziali al fine di poter sviluppare questa resilienza. Innanzitutto l'esposizione a queste esperienze avverse e traumatiche che la vita ci mette davanti. Il poterle riuscire a fronteggiare e poi progredire nello sviluppo psicologico. Questo significa non stagnare, non rimanere passivi, ma rimanere attivi. E per quanto riguarda invece la proposizione di Lazarus e Portman, questo è importante, perché qualsiasi evento stressante che deriva dall'ambiente comunque passa dietro il nostro filtro percettivo e quindi viene vagliato da quello che è dal nostro modo di essere e quindi dal nostro modo di funzionare ed anche da quelle che sono state le esperienze maturate nel corso degli anni. E oltre però agli eventi stressanti che derivano dall'ambiente esterno, dobbiamo anche considerare quegli agenti stressanti che possono essere all'interno di noi, cioè sono gli stress interni che vengono attivati da difficoltà, da sofferenze, da problematiche psicologiche risolte, da parti in ombra e poco integrate della nostra personalità. Per cui possiamo dire questo, che la resilienza, questo processo verso la resilienza, viene ad essere incoraggiato oppure ostacolato da quelle che sono le nostre caratteristiche di personalità. Se una persona è portata ad utilizzare un pensiero positivo e quindi ad essere flessibile, ad essere anche creativo, naturalmente parte più avvantaggiato in questo percorso per raggiungere una sorta di resilienza più efficiente, più maturo. E quindi il primo passo è sempre quello di poterci attivare per poter lavorare e per poter raggiungere al meglio questa resilienza. E in questo senso quindi possiamo parlare di resilienza attiva, appunto perché è possibile migliorarla e trasformarla.
perché appunto, come dicono Malabuti e altri autori, la resilienza si costruisce in qualsiasi condizione ed in qualsiasi età, per cui si può sempre fare qualcosa, ecco, il rimanere fermi ci blocca, mentre riuscire a parlare anche di coping, il termine è un termine inglese che tradotto letteralmente significa sostenere, superare, fronteggiare ed indica l'insieme delle strategie cognitive e comportamentali che vengono messe in atto per poter fronteggiare una situazione di difficoltà. Questo termine comprende sia un'azione, delle azioni concrete, quindi si parla di coping cattivo, sia delle reazioni di adattamento emotivo, e in questo caso si parla di coping passivo. Ma vediamo bene qual è la differenza anche. Il coping attivo sono delle azioni, dei comportamenti che si mettono in atto e che permettono appunto l'adattamento della persona di fronte alle problematiche, ma anche quanto la fonte della difficoltà può essere modificata o eliminata. Il coping passivo, invece, ha lo scopo di poter eliminare quella sofferenza, quel carico emotivo che si sta dietro a una problematica e che risulta efficace quando non è possibile, non è evitabile, quindi non abbiamo nessuna influenza sulla difficoltà, quindi la difficoltà comunque rimane. Quando siamo di fronte ad una malattia cronica come appunto la sclerosi multipla, è chiaro che una persona non si senta più padrona della propria vita e che non riesce neppure a dare un senso alla propria esistenza. E quindi le strategie di coping invece permettono l'attivazione dell'individuo, in questo caso quindi l'individuo si rende protagonista, continua ad essere protagonista e si rende protagonista della sua vita, non è più un soggetto passivo, e favorisce quindi una maggiore situazione di benessere. I pazienti hanno che mostrano una buona capacità di adattamento, tra virgolette, le persone che quindi accettano lo stato della malattia cronica, sembrano avere una percezione migliore del supporto sociale, la possibilità di potersi convidare e di ricorrere a persone a cui poter fare riferimento, quindi poter esternare, parlare con altre persone della sua problematica, e una maggiore opportunità di instaurare anche rapporti con soggetti sani. Questo significa che non si chiudono in se stessi, cercano comunque di socializzare. L'andamento della malattia dipende anche da sistemi di supporto interni ed esterni. Le risorse esterne, chiaro, sono le relazioni che si vengono a formare in famiglia, gli amici, le agenzie lavorative, gli interventi sanitari, i medici, ma anche i gruppi di counseling e i gruppi di autoaiuto. I sistemi adattivi interni sono dentro di noi e quindi sono appunto le capacità di coping, sono quelle potenzialità che noi già abbiamo resistente, il coping che già abbiamo, ma sono quelle anche che di fronte alla malattia riusciamo a mettere in atto in modo tale da poter confrontarci con i problemi impliciti nella malattia, con appunto la sclerosi multipla. Cohen, parlando appunto di strategie di coping, ha voluto evidenziare quattro sottocategorie. Una prima è la ricerca delle informazioni sulla natura dell'evento. Tutti, quando ci succede qualcosa, vogliamo capirci di più, vogliamo avere più informazioni riguardo a come ci possiamo muovere, a cosa ci sta succedendo. Poi passiamo a un passo successivo, che è quello della scelta o la pianificazione di soluzioni pratiche, e quindi attuiamo il problem solving. Oppure invece possiamo avere una strategia di evitamento, cioè rifugiamo il problema, non ci appartiene. Oppure abbiamo una ricerca di aiuto e di sostegno nella rete sociale, che ricordate è sempre la cosa più importante, non chiudersi mai in se stessi. E infatti si è ipotizzato che una modalità di reazione focalizzata maggiormente nella messa in atto di strategie di problem solving porti più facilmente a questa concreta soluzione dell'evento, mentre se si ha una condotta che è prevalentemente di controllo emotivo e quindi di evitamento, è chiaro che questo a perdurare può portare ad una
aumento della tensione associato all'evento che di sé per sé è stressante. Altro concetto importante che dobbiamo fare riferimento è l'autostima. È chiaro che una persona che è soggetta a una malattia debilitante, come appunto la sclerosi multipla, è chiaro che viene meno anche quell'autostima, non riesco a fare più le cose che riuscivo a fare prima, non ce la faccio, non sono più la persona di prima, che farò adesso? E si è visto che comunque, per quanto riguarda il processo di adattamento, questo può essere, in un certo senso, può essere anche predittore del numero delle ricadute, e quindi il fatto di avere recessioni nella malattia continue può portare quindi ad alterare anche quel processo di adattamento. È chiaro, se io ci sto lavorando, mi voglio adattare, voglio accettare questa malattia, però vado in conto delle ricadute, allora è più difficile. Però si è visto appunto che, nonostante tutto, se le persone riescono ad accettare anche queste ricadute, hanno anche una maggiore autostima, mentre le persone che magari si rifugiano nella religione o nella famiglia sembrano ad avere una minore fiducia in se stessi e quindi avranno sicuramente un maladattamento. Per quanto riguarda infatti Aikens e collaboratori, hanno evidenziato che la compromissione dovuta alla malattia, gli eventi stressanti e i meccanismi di coping, di fuga e di evitamento sono quelli che maggiormente si associano ai sintomi depressivi, portando cosa? Portando a quei quadri psicopatologici in cui è prevalente il coping, strategie di coping sfavorevoli. Ecco perché gli operatori devono tener conto di tali aspetti nel momento in cui si cerca di poter rafforzare quelle che sono le capacità personali dei pazienti. E pertanto quindi possiamo dire che il rapporto tra coping e depressione, della sclerosi multipla, varia quindi col variare del grado di compromissione della malattia. Quindi più grave la malattia, più il soggetto può essere predisposto a depressione. Però vediamo quant'è che è più soggetto, quant'è che la persona con sclerosi multipla è più soggetta alla depressione, quando maggiormente utilizza delle strategie di fuga e di evitamento. Queste è chiaro che a loro volta porteranno ad una maggiore entità della depressione. Invece chi utilizza le strategie di problem solving avrà un migliore adattamento alla malattia. Ecco perché, arrivo agli interventi e quasi sono in conclusione, ecco perché è importante che gli operatori e quindi le professioni di aiuto devono essere in grado di poter identificare quelle persone che utilizzano strategie di coping inadeguate insoddisfacenti per poterle aiutare, come? Con la parola, con delle tecniche particolari. E questo, l'aiuto dipende sempre anche in base al tipo di persona, al tipo di problema che ha, in modo tale da poter recuperare il controllo nei riguardi dei sintomi della malattia sulla sclerosi multipla. Altro aspetto importante che non si può tralasciare è da valutare anche il carico assistenziale dei familiari. Questo perché? Perché attraverso la valutazione del coping e del carico assistenziale familiare è possibile programmare degli interventi sia individuali che familiari di tipo psicoeducativo integrato. Perché? Perché grazie a questi interventi è possibile migliorare l'informazione sulla malattia. Anche i parenti non sanno adesso cosa facciamo, come facciamo quindi. Aiutare la comunicazione, ecco, per evitare appunto questi mutismi che all'interno del clima familiare si possono creare, oppure questa capacità di non esprimere i propri stati emotivi, il parente, il caregiver che sta vicino non sa come esprimere, non sa come aiutarlo. Attraverso questi interventi psicoeducativi è possibile aiutare anche a sviluppare le abilità di problem solving. Sono andata a fare una ricerca bibliografica e ho visto un lavoro molto recente in cui si è visto appunto che riguardo ai sintomi depressivi e di ansia
I soggetti che più maggiormente li manifestano sono quelli che hanno avuto di recente una nuova diagnosi di sclerosi multipla, e a parità dei soggetti invece che già hanno in corso la malattia. È chiaro, è normale che chi questa diagnosi gli piova addosso, è chiaro che sono soggetti più predisposti ad avere sintomi depressivi e di ansia, per cui si può benissimo lavorare sulla resilienza, sugli stili di coping e sull'autoefficacia. Altro lavoro che ho voluto inserire in questa mia discussione fa riferimento ad una ricerca online su soggetti adulti con sclerosi multipla, e questi hanno rivelato come attraverso percorsi diretti e indiretti per la resilienza le persone ne hanno beneficiato come senso di autoefficacia, e quindi sono più in grado di poter essere più efficaci anche nei confronti di quella che è la malattia. Ecco perché è importante, è fondamentale concentrarsi sugli interventi psicologici, in modo tale da poter promuovere queste risorse personali, tra cui resilienza e coping, per prevenire ansia e depressione. Questi sono tutti i riferimenti bibliografici a cui ho fatto appunto riferimento per questo lavoro, e io concludo con questo. Grazie.